Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere, la rubrica che va in onda contemporaneamente sull'alchimista tv Border Nights e meravigliosamente serena. Come sempre qui con me, Perry Falbo, ciao Perry. Ciao Serena, buonasera a tutti. E Marco Ludovico, ciao Marco. Ciao a tutti, ciao Serena, ciao Pierry. Ciao, ciao Marco. Benissimo, allora questa sera abbiamo come ospite Michele Putrino. Ciao Michele, benvenuto. Ciao Serena, buonasera a te e a tutti. Grazie Michele per essere qua con noi. Allora con te questa sera parleremo di eh, un argomento un po', mh, diciamo, molto attuale che crea però anche tanta, tanta confusione, che è quella dell'etica. Della libertà e come etica e libertà possono portare al benessere. Allora, io lascerei subito la parola a te, e anche a partire magari innanzitutto, Michele, se sei d'accordo, di spiegare cos'è l'etica, perché spesso e volentieri questa parola proprio è, è confusa. E quindi diamo un attimo la definizione di questa parola. È assolutamente vero, diciamo il 95-96% per dare un numero delle persone non ha la più pallida idea di cos'è realmente l'etica o almeno ha, ha un'idea dell'etica in senso eh, moralista del termine e non è così. L'etica è... Significa semplicemente comportamento, codice di comportamento. Tutto qua, è proprio una parola greca e ha proprio questo significato: che poi in latino eh, è stata, veniva nominata con la parola utilizzata, veniva utilizzata la parola morale, che però anche lì in quel caso non aveva il significato che diamo noi oggi. Morale ed etica. In, in latino e in greco, significano, qui, significa sia nel caso del, della versione greca sia del latino, semplicemente appunto comportamento, codice di comportamento no? all'interno. Il problema qual è stato? È che poi con eh, l'affermarsi dell'era giudaico-cristiana, giudaico chiamiamola così, e poi col Medioevo, e eh, via dicendo, eh, beh... Naturalmente, in quel periodo si parlava in latino, veniva utilizzata soltanto la parola morale, quindi per identificare il comportamento, e il tipo di comportamento che veniva identificato era quello dettato dalla Chiesa cattolica, in sostanza. Quindi, quel piano piano ha preso sempre di più quell'aspetto, questa parola del moralismo così come lo conosciamo noi oggi. Quindi, eh, Avete tutti un po' presente il eh, ut si utilizza in genere la parola morale o, mo o moralista quando si demonizza il sesso, quando viene anche visto male tutto ciò che ha a che fare con il corpo, e così via. Più o meno, sono cose che più o meno eh, sappiamo tutti quanti. Nel mondo antico non era così. Eh. Infatti, eh, oggi utilizziamo la parola etica non perché c'è un distinguo reale tra il vero significato della parola latina o greca, ma semplicemente perché quella latina ormai ha preso eh, un tale significato che crea confusione e quindi utilizziamo la parola etica, che sempre comportamento significa. Come intendevano però nel mondo antico l'etica? Ebbene, era un approccio al mondo dell'uomo. Cioè, loro vedevano la realtà dicendo, eh, palesemente noi non, siamo, non riusciamo a vivere in maniera naturale con il mondo che ci circonda, quindi dobbiamo darci un codice. Mentre se vediamo un animale eh, più o meno sa come deve comportarsi in maniera affine alla propria natura, l'uomo no. Quindi, bisogna fare tutta un'operazione, dicevano gli antichi, innanzitutto di consapevolezza di prendere coscienza di chi siamo, qual è la vera natura dell'uomo e poi di conseguenza applicare questo comportamento della vera natura dell'uomo nella vita quotidiana. Ecco, questo era il significato di etica. Quindi mh, penso sia abbastanza palese il fatto che non ha, eh, non ha quasi nulla a che fare con quello che normalmente noi chiamiamo moralismo. Ma in effetti, spesso e volentieri si dice eh, devi essere morale. No, io ho invece ho sempre visto la parola etica come molto più elevata rispetto alla parola morale, anche se effettivamente quando sono andata a vedere poi nel dizionario etimologico, come dicevi tu poco fa, morale e etica avevano eh, lo stesso significato, però ovviamente poi c'è stata tutta una una distorsione di, di questa cosa. Eh, addirittura uh, adesso nei tempi moderni si dice quando a uno cioè, mi ha fatto la morale, eh, cioè, sì. mi, mi ha fatto un cazziatone sostanzialmente, cioè si è proprio ribaltata completamente. <ride> eh, cioè, eh, la morale è quasi, sì appunto, ti fa la morale quasi proprio una punizione, un castigo. Sì, sì. Ma infatti è legata a quella visione eh, cristiana. Io preferisco utilizzare, a dire la verità, la parola neocristiano, nel senso perché, come ho spiegato in, in uno dei miei libri, eh, Liberi dalla paura, quello che noi oggi chiamiamo cristianesimo, in realtà è un po' come diceva Nietzsche, un platonismo per le masse, cioè non ha quasi nulla a che fare con il cristianesimo originario, quello che è. Si può leggere anche un po' nelle lettere di San Paolo nei Vangeli, mentre in realtà ha preso tutt'altro un significato, soprattutto con l'affermarsi dell'impero romano eh, del cristianesimo sull'impero romano, e in sostanza poi si trasforma tutto come questa visione di rifiutare il mondo in cui noi viviamo in, in questo momento per vedere con favore qualcos'altro. Okay, l'al di i, i mondi altri nel mondo antico non era così e da qui già si capisce come la, come la visione del mondo completamente diversa rispetto alla nostra comporta un comportamento diverso quindi un codice di comportamento diverso e quindi un'etica diversa da quella come la intendiamo noi oggi per questo anche molto più affine eh, ne abbiamo parlato anche in privato con te, e questa visione del mondo che avevano gli antichi con quella visione che possiamo trovare sia negli indiani d'America, ad esempio, o negli antichi norreni, no? i vichinghi, o nell'antica nell visione del Giappone, oppure in tutti quei luoghi anche dei cosiddetti cacciatori raccoglitori che ancora sono presenti, o comunque le civiltà antiche. Tutto cambia invece nel momento in cui questo mondo viene rifiutato, viene, viene demonizzato, all'improvviso questo mondo diventa il regno del demonio, no? del male, e il vero mondo è l'altro. Nel momento in cui succede questo, ovviamente tutto ciò che è corpo, tutto ciò che ha a che fare con i sensi, con la nostra natura... Eh, consentitemi questa parola primordiale ma nel senso positivo del termine cioè quella che è proprio all'origine della nostra realtà viene demonizzato non a caso dicevo prima ad esempio caso classico è il sesso ad esempio oppure eh, anche le, gli atteggiamenti di violenza di forza no in violenza anche qui bisogna sempre vedere cosa si intende sì, nella la cosiddetta aggressività viene anche quella demonizzata se noi vediamo una persona che è aggressiva, allora subito viene classificata come negativa, sbagliata e questo da sempre e così via. In realtà sono tutti tratti che fanno parte della nostra vera natura, del nostro vero principio. Il problema qual è? Che ad un certo punto noi abbiamo costruito la nostra società in funzione di questa nuova visione del mondo astratta. In sostanza ci siamo alienati dalla natura, perché tutte queste cose, fino a quando viviamo in armonia con la natura, funzionano benissimo. Nel momento in cui ci stacchiamo dalla natura, quindi dagli equilibri con la natura, beh, si ribaltano e diventano il male, come sono sempre state poi definite. Però, bene e male, ovviamente, vanno sempre contestualizzate. Assolutamente sì. E infatti, eh, come dicevo. Per esempio, nel mondo um, utilizziamo questo termine moderno, post-cristiano, ecco nel senso in cui lo abbiamo inteso adesso, e beh, è, è tutto male tutto ciò che eh, alla fine ha a che fare con quegli equilibri con la natura. Perché tu ti devi civilizzare, anche questo, questa parola qui, no? Eh, civilizzazione, la civiltà non significa altro, è una parola anche questa latina, e non significa e non identifica altro che l'abitante della città, il cittadino, il civis dicevano, il civis romanum, romanus il comportamento proprio di chi vive all'interno della città. Quindi attenzione, quindi chi si stacca proprio per definizione. Dalla natura e dall'armonia della natura. E quindi chi vive in maniera invece più vicina alla natura, veniva definito pagano. Proprio di chi viveva eh, nelle, nelle ville, nel, nei territori eh, vicino alle campagne e alla natura. Quindi possiamo vedere già subito questo distacco, già dalle parole, ok? E non a caso, già nel mondo antico, nel mondo eh, verso la fine dell'impero romano. Eh, coloro che hanno fatto più fatica a convertirsi poi al cristianesimo erano proprio coloro che vivevano nel, nelle campagne, i, i pagani, no? cioè appunto quelli, coloro che vivevano in mezzo al bosco o comunque nelle piccole, nei piccoli villaggi e così via, perché sentivano di più la presenza con la natura. Tutta una visione invece astratta è più affine alla città. Noi guardiamo come si vive in città. È praticamente tutto un essere distaccato e alienato dai ritmi ordinari della natura, anche perché tutto è artificiale, tutto è costruito, anche lì dove è presente un albero è stato messo dall'uomo. Quindi, di conseguenza, viviamo in realtà astratte e, di conseguenza, l'etica che è presente nel cittadino. Okay? Quindi il comportamento, la morale che deve funzionare all'interno di una città è completamente diversa da quella che vive in contatto con la natura. Quindi da qui cambia proprio il significato total, totale, in maniera proprio opposta di bene e male, per il eh, cittadino e chi invece vive eh, a contatto con la natura. Tu condividi l'idea quindi che male è ciò che è distruttivo e bene è ciò che è costruttivo, sempre contestualizzato ovviamente. Alla... Sì, in maniera generica sì, però torniamo al punto di partenza. È sempre lì la questione. Se io per me è fondamentale il rimanere eh, in armonia con la mia natura, con la natura di vero essere umano, quindi, di sentire l'impulso dell'uomo, di, di sentirmi vivo e per sentirmi vivo mi devo sentire libero, e libero significa essere libero di poter dare in sostanza sfogo alla mia vera natura, okay? Vivere in armonia con me stesso e col mondo che mi circonda, questa è libertà. E il vero significato di libertà, poi ovviamente, ognuno ha sfruttato questa parola con i propri co col proprio comodo. Però, se è così, allora per me è distruttivo, ad esempio, chi è, è un atteggiamento che mi vincola all'interno di un greggio, all'interno di uno steccato, eh, o dal vivere all'interno delle regole sempre più fitte. Che è esattamente quello che avviene, come dicevo prima, in ambito cittadino, nella, nella civis, eh, nel comportarsi da civis, nel nel vivere nella città, nel mondo cittadino in senso alto del termine, oggi anche nelle, nei piccoli paesi ovviamente si vive da cittadini, è ovvio questo. Quindi stiamo parlando di una visione del mondo. Ebbene, in quel momento è male, io sto male se io ricerco la mia vera natura, i miei veri impulsi, perché vengono meno, perché mi viene distrutta la mia vera natura. E infatti, quello che vediamo noi oggi nel mondo moderno, cosa sta accadendo? Che l'essere umano viene sempre più eh, ridotto a quello che ha, ad un atomo, ad un, una piccola formica all'interno di un grande sistema. E ho, ho utilizzato anche nei miei libri l'immagine dell'uomo, l'uomo ingranaggio che alla fine devi soltanto funzionare, devi essere soltanto funzionale ad un determinato compito, scopo. La cosiddetta specializzazione, quando tutti quanti noi ormai nei, nei vari lavori, nel mondo moderno, diventiamo sempre più specialista di... Una volta il medico, facciamo un esempio con il medico che un po' conoscono tutti, una volta il medico di famiglia sapeva tutto di tutti, ti curava qualsiasi cosa, addirittura faceva anche gli interventi, no? quelli proprio di una volta. Oggi, se tu vai da un medico, addirittura l'oculista stesso ci sono mille specializzazioni all'interno dell'oculista, c'è quello della retina, quello e all'interno ancora c'è l'iperspecialista di microsettore e così via. È ovvio che tu così distruggi tutti, tutta la tua parte umana, la annienti, la appiattisci per dare sempre di più solo spazio ad una piccolissima parte di te che deve essere funzionale a tutto il resto. Da qui ne consegue che se schiacci tutto quello che ti rende vivo, cadi, scoppia l'ansia, il malessere, la depressione il non senso dell'esistenza, perché non c'è senso nella tua esistenza, non sei collegato con quello per cui sei nato. E quindi, di conseguenza, vediamo quello che sta accadendo. Ed è un atteggiamento antietico, se ci facciamo caso, perché non stiamo seguendo il nostro vero comportamento umano. Ecco come intendevano un tempo l'etica gli antichi, e come invece è esattamente l'opposto di come intendiamo noi oggi. Noi oggi, invece... Dicevamo prima, che c'è qualcuno che magari ti dice c'è la morale, no? Ti fa la moralina. Perché? Perché sei immorale se esci fuori dagli schemi che ti vengono dati, no? ti, tu devi entrare dentro una, uno schema ben preciso, devi fare X, Y, Z, se esci da quello schema, sei una persona eh, poco morale, immorale e così via. Al contrario, da una visione etica, come abbiamo detto prima, che tu hai il dovere di seguire il tuo comportamento umano in armonia con ciò per cui sei nato, succede proprio il contrario. Se tu ti vai a chiudere eh, dentro un cunicolo, dentro soltanto una catena di comando e basta, stai agendo in maniera non etica perché stai distruggendo la tua natura. Quindi, per andare un po' a quello che hai detto tu, per chiudere un po' il cerchio, e per l'uomo moderno, per il cosiddetto uomo civile nel senso come lo abbiamo inteso prima, è male quando tu non rientri all'interno degli schemi, quindi ti devi adattare al sistema. Il sistema è il più importante di te in quanto essere umano. Nella visione etica antica, è esattamente il contrario: tu hai il dovere di portare avanti ciò per cui sei nato, il tuo comportamento, non schiacciarlo. Quindi, e infatti, noi lo vediamo anche oggi anche con i sistemi statali, vediamo sempre che ci sono due opposti, no? Eh, C'è il cosiddetto progressista, fateci caso, che identifica sempre come priorità assoluta lo Stato. Lo Stato, il governo, il, il sistema superiore, l'Unione Europea, il, il super mega governo mondiale e così via. Cioè, perché? Perché loro dicono no, tu ti devi piegare, tu devi essere funzionale al sistema, il sistema è più importante di te. Mentre ci sono, c'è tutta un'altra un realtà che può andare da alcuni conservatori ai cosiddetti antisistema, tutto, i, i ribelli, diciamo così, che danno invece priorità assoluta al corpo, all'uomo, alla vita umana. Dice no, al più deve essere lo Stato, il governo, l'istituzione a darmi una mano se una mano mi può dare ma non io a piegarmi al sistema io a essere schiacciato dal sistema e questa cosa la vediamo anche fisicamente vediamo anche le persone che appartengono a un gruppo sociale ad una visione cosiddetta progressista rispetto al ribelle usiamo questo termine così ribelle del sistema lo vediamo anche proprio fisicamente vediamo che in genere chi tende ad essere più progressista è più passivo, cura di meno il corpo se non in senso solo puramente estetico come un disegno e basta, mentre chi tende invece ad avere più un atteggiamento ribelle ha un atteggiamento un po' più aggressivo, come dicevo prima, pure forte, più fisico, no? E si vede proprio a pelle. Tutto questo è dovuto da queste due visioni del mondo che sono completamente opposte e noi ci ritroviamo nel bel mezzo a, ad agire in queste, in queste visioni quotidianamente. Mi hai fatto un riferimento alla libertà eh? poco, poco fa. Allora già comunque, vabbè, quando eh, durante la nostra telefonata precedente avevamo tirato fuori un po' questo argomento, se ti ricordi, cioè la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa. Ma a mio avviso, eh, insomma, come già ti, ti dissi <ride> durante la telefonata, non... cioè questo non significa libertà, perché se la mia libertà finisce, o la tua libertà finisce, a un certo punto significa che in realtà non è libertà, esatto. E <ride> infatti anche qui ci viene d'aiuto il mondo naturale. Perché vedi anche lo scontro fisico nel mondo naturale? Guardate i leoni, guardate i branchi anche di scimmie, le formiche, cioè, le formiche sono spettacolari per vedere gli equilibri anche sociali e così via. E non è così. Perché noi viviamo di questioni astratte. Se io e te viviamo nel mondo cosiddetto progressista, astratto, che deriva sempre da quella visione come abbiamo detto prima, neocristiana, neoplatonica neo no? e, e così via, ebbene tutto deve essere gestito solo con le idee, con i concetti, con l'astrazione, con il ragionamento. Invece no, nella natura c'è la mia libertà, che se mi viene toccata io mi oppongo fisicamente a. Capisci, non c'è un discorso che io mi devo mettere un limite, al più ci spostiamo, tu te ne vai di là, io me ne vado di qua e basta e finisce. oppure se c'è uno scontro, come succede pure tra i branchi, c'è lo scontro fisico e finisce là. Però la domanda è: uno dice, ah, ma lo scontro fisico, vedete, no? demonizzare anche lo scontro fisico? Ma riflettiamo un attimo, ma è peggio lo scontro fisico? O una tortura psicologica, una distruzione psicologica fino all'annientamento della propria esistenza. Capite? Cioè, è una visione completamente opposta dell'esistenza dell che noi abbiamo completamente dimenticato. Ci sono, per esempio, delle mamme che sono completamente terrorizzate che i, i, i propri bambini si possano fare del male, o possono litigare, o possono prendere un pugno, no? E cosa fanno? Poi vi, fanno vivere questi bambini dentro una campana di vetro. Risultato a, abbiamo dei rincoglioniti e ne vediamo pure si vede l'effetto dopo gli anni, no? E poi magari sono le stesse mamme che si lamentano di avere dei figli rincoglioniti. Okay. Vuoi mettere le nostre mamme che ci dicevano: Ma dai, alzati che non ti è successo, Esatto, bravo, esatto, esattamente. Cioè, possiamo, vieni a casa possiamo... Che mi dici che ti hanno menato, ti do il resto, il <ride> esatto, resto te lo do io, esatto, <ride> esatto. perché ancora c'era la visione antica no? legata. Mentre pian piano prendendo sempre più piede questa visione astratta, il bambino o la persona in generale non, non deve subire assolutamente nulla. E di conseguenza tu non cresci, non vivi, non, non vivi per niente, perché hai paura. E da lì il discorso, che poi magari toccheremo, per me tutto poi ruota al fine, alla fine, al vedere la vita. Priva ehm, di vivere la vita senza paura, cioè per me esiste una, una linea dove abbiamo da una parte la libertà, dall'altra parte la sicurezza, più ti avvicina alla sicurezza, ma in realtà è una banalità, lo sappiamo tutti, no? cioè, però, sap sapete, sono quelle cose tipo l'uovo di colombo. Abbiamo dimenticato tutti, poi quando magari <ride> torniamo a ridirlo, sembra una novità. In realtà è, è veramente qualcosa di banale. Ma c'è questa questa linea, se tu ti avvicini sempre di più alla sicurezza, ti allontani sempre di più dalla libertà e libertà significa essere te stesso, essere ciò per cui sei nato, vivere la vita e state tranquilli che quando vivete la vita, sparisce proprio la domanda del perché esisto, perché stai vivendo, sei in armonia con tutto, sei in armonia con la tua natura, non appare la domanda. Se andate a chiedere, ecco, che non, non so, mille, duemila anni fa, uh, un norreno, di citavamo prima, un antico romano, roba del genere, insomma, gente anche che <ride> prendeva mazzate, diciamo così, quotidianamente, ma nessuno di loro si domandava qual è il senso dell'esistenza. Per loro era vivere, perché già vivevano nell'esistenza. Man mano invece che ci civilizziamo, nel senso sempre sottolineiamo come ho inteso prima, cioè nel senso di seguire uno schema all'interno di una struttura, di una macchina, di un sistema, di una mega macchina che non è altro che poi la proiezione della città. No? che devi vivere dentro degli schemi dentro delle strutture nella nostra testa e nel nostro sistema sociale, ebbene man mano che avviene questo eh, tu ti allontani sempre di più dalla tua natura, abbandoni schiacci, reprimi sempre di più la tua natura ed è ovvio che ad un certo punto il tuo cervello va in loop e dice vabbè ma io perché esisto Se non, visto che non sto agendo non sto facendo, è ovvio dice, ma che senso ha campare? Ma è ovvio è normale Fatevi una corsa in montagna, scalate una montagna, salite su un albero, eh, fate qualcosa di fisico e all'improvviso uno si scorda, non queste domande spariscono. È una cosa che abbiamo provato tutti. Perché? Per questo motivo, perché noi siamo fatti... Sì, Ma in effetti, guarda Michele, io spesso e volentieri anche insomma, le persone che mi seguono così faccio sempre questa differenza tra sicurezza e certezza. Cioè tu più vai in sicurezza, che tra l'altro la parola deriva proprio da sine cura, cioè senza cura, non curarsi della... Perché se io sono in sicurezza io dipendo dagli altri, sono gli altri che si curano di me, sono gli altri che pensano per me, sono altri che decidono per me. Esatto. Mentre se tu sei nella certezza, la certezza c'è una differenza, la tua esperienza fisica è esperienza proprio di, di vita. Quindi tu devi vivere nella certezza di chi sei tu e di, e di quello che sei in grado di fare, non nella sicurezza dove tu dipendi dagli altri. Eh, Ed però è vedi, molto... vedi, Sì? Certo. Scusa. No, no, no. Certo. Però vedi, devi essere pronto ad accettare sofferenza, dolore e morte. Cioè deve, devono entrare nell'ottica della vita come cose normali. Solo che oggi non, non è, è etico morire. Esatto, non è etico provare sofferenza, farsi male, dicevamo prima dei bambini, no? E quante volte succedevano cose veramente pesanti, anche tra bambini, eh? Cioè, magari se andiamo indietro con, con la mente dice, cavolo, è strano che non sono morto in quell'occasione, cioè, saranno capitati a tutti noi du duemila casi, no? Che dice, cavolo, ma com come mai? <ride> sono ancora vivo. Però la domanda è meglio rischiare e vivere, ecco, oppure vivere come um, un insetto protetto per 150 anni, 200 anni? Questa è la domanda. E infatti tutta quella che è, appunto noi chiamiamo civiltà si basa proprio su questo, Serena, cioè sul mantenere in continuazione la sicurezza, sicurezza. Non so se avete visto... Il... Ma scusa, Michele, in vista anche tra l'altro di una vita sempre più lunga, non vissuta, Brava. sempre più lunga, esatto, esatto. indipendentemente e... da com'è, l'importante è che tu vivi a lungo, esatto. E noi l'abbiamo visto per esempio con questo Covid. Siamo arrivati a, far, a chiuderci tutti quanti dentro una casa, no? dentro le case, addirittura ognuno nella propria stanza a non vedere nemmeno il marito, la moglie, i figli. Cioè, pensiamo alla follia per paura che potesse capitare qualcosa. Lasciamo stare poi tutti i discorsi su cui eh, eh, si potrebbe aprire un mondo, ma guardiamo proprio quello che è avvenuto. Per che cosa? Per paura, per la sicurezza. In un'altra epoca, in un altro mondo, avrebbero detto sì, state attenti, ma viviamo, ok? Non è che devi eh, distruggerti l'esistenza per due anni, signore. Più di due anni stiamo parlando di una cosa del genere. Perché? Perché non si accetta, parliamo della popolazione, eh? non si accetta più... La possibilità di morire, di soffrire, di avere un rischio è esattamente lo stesso meccanismo della mamma che deve proteggere in maniera assoluta, non, fa, non manda il bambino a giocare nel parco con gli altri bambini o a fare una piccola avventura e così via per, per paura, dice eh, se si fa male, se si rompe un braccio, se gli capita qualcosa di grave. Certo, E può io capitare, invece dico sì. spesso, e se invece non succede... No, ma io ti dico una cosa ancora di più, Serena. Cioè, sì, può capitare, perché è vero, può capitare, ma fa parte della vita. E, e certo. questo è la, il punto, bisogna accettarlo, perché altrimenti è distruggere l'interiorità. Perché noi dobbiamo chiederci, ma è più imp importante l'interiorità o il corpo esterno? Cioè, sempre di corpo parliamo, eh, attenzione, però certo. nel senso, è, è più importante sentirmi vivo dentro o non, non rischiare di farmi male oppure anche a livello lavorativo i più grandi pure imprenditori grandi, le persone che hanno fatto qualcosa sono coloro che rischiano no? accettano il rischio e, e a tanti va male poi si riprendono però vogliono sentirsi perché lo fanno è veramente per i soldi io non credo secondo me è per, per un qualcosa che ti porta a sentirti vivo io preferisco magari penserà l'imprenditore che rischia, sentirmi vivo, agire, no? accettando tutti i rischi, che è vivere come appunto, un impiegato del catasto che sta lì tutto chiuso, sicuro, eccetera, eccetera. E questa è la differenza enorme tra, poi, che possiamo eh, risintetizzare tra quello che dicevamo prima, etica è morale, come vengono intesi oggi. Quindi l'etica è un codice di comportamento, è un tentativo forte che, che l'uomo deve fare per tornare ad essere uomo, per riappropriarsi della propria natura. Infatti l'etica così intesa era quella che intendevano gli stoici, il mondo dello stoicismo, e la prima regola era Sii forte e accetta la morte, cioè, capisci? <ride> per essere etico. Quindi, proprio una visione, oggi diremmo guerriera, ma così è. Ma possiamo dire quindi che l'etica è un codice d'onore? Sì, 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 sì. Quindi... Se con l'onore intendiamo, sempre come intendevano nel mondo antico, il rispettare te stesso, perché questo era l'onore, no? Io non accetto che nessuno possa schiacciare la mia natura. Okay, quindi, per mio onore, questo era il vero significato, poi lasciamo sempre perdere tutti gli altri significati. Eh sì, eh sì, è un codice d'onore nel senso, è il mio codice. Io devo rispettare me stesso, la mia natura, quello che sono veramente, e non devo permettere a nessuno di schiacciarla a costo anche della vita, anche di soffrire. Eh, ma beh, perché così la vita? Perché questo è quello che ti viene chiesto della vita. Se tu invece, come sta succedendo oggi, preferisci la sicurezza, ebbene la conseguenza è trasformarti in una formica dentro un formicaio. Che guardate, ultimamente, non so se qualcuno di voi ha visto l'intervento eh, del Partito eh, Comunista Cinese, hanno fatto il consiglio che hanno rieletto il presidente. Ebbene, il presidente cinese... E io sono andato a guardarmi un po' tutto il suo intervento. La parola che ha utilizzato di più per tutto il tempo è stata proprio sicurezza. Bisogna creare sicurezza così, sicurezza colazione. E se voi avete ben presente qual è il sistema cinese, che è esattamente quello, no? la cinesizzazione del mondo, e, beh, corrisponde il trasformare una civiltà in un formicaio ed è esattamente quello che alcuni stanno cercando di fare anche qui in Occidente, e non va assolutamente bene. Ma attenzione, viene fatto perché la gente accetta, vuole questo. Mentre a mio parere bisogna riportare una filosofia di vita completamente diversa, dove mettere priorità assoluta è il benessere interiore, e per, fare il, per ottenere il benessere o, o interiore ti devi sentire vivo. Per sentirti vivo devi essere libero e per essere libero devi avere la possibilità di tirar fuori la tua vera natura anche a costo di farti male, di soffrire e così via. Sì, oggi c'è una standardizzazione dell'etica, cioè tutti dobbiamo avere la stessa identica etica. Sì, diciamo la stessa identica morale. Ecco come si <ride> <dire. ride> mi viene in mente il polit political correct. praticamente... Esatto. Il linguaggio edulcorato che non puoi dire questo, non puoi dire quell'altro diventa sempre più sofisticato per proteggere le, le categorie più deboli che possono essere discriminate e, e, però facendo così togli impoverisci il linguaggio, togli libertà anche per esempio a uh, forme d'arte che non possono più fare questo o quell'altro. Esatto, esatto, il politicamente corretto è esattamente quello, è il codice di comportamento sociale per ridurre tutto a un gigantesco formicaio. Quindi tu devi seguire un determinato comportamento altrimenti il sistema salta. Ok, quindi dobbiamo essere tutti dei piccoli ingranaggi che agiscono seguendo determinate regole e quelle determinate regole sono quelle dettate dal politicamente corretto. Cioè, non è se noi riusciamo a guardare dall'alto tutto, è abbastanza è chiarissimo, è anche abbastanza banale, no? E torna tutto, torna questa quest ossessione per il progresso, l'ossessione per la tecnologia, l'ossessione per il comunismo, eh, scusate, per il consumismo. E eh, torna tutto perché tutto appartiene ad un unico sistema, perché quello in cui noi viviamo è un sistema. Il problema è che questo sistema ti risucchia, ti utilizza un po' come per utilizzare la metafora che veniva utilizzata in Matrix no? trasforma tutti noi come delle piccole batterie, no? qualcosa da risucchiare per tenere in vita il sistema. E guardate, che è esattamente così. Cioè, noi eh, pensate alla vita che fa l'uomo comune oggi, cosa fa? Si alza la mattina, pensate a una grande città come Milano, Roma, Torino, insomma, una grande città, qualsiasi, anche in realtà quelle più piccole però giusto per avere un'immagine, cosa fa l'uomo comune? Si alza la mattina, è chiuso in casa, si alza la mattina, corre in macchina, un'altra scatola, esce da una scatola, dalla macchina, si infila in ufficio, una terza scatola, magari poi trascorre lì otto ore, esce da quella scatola e magari quelli più temerari vanno in palestra a chiudersi in un'altra scatola. E poi escono dalla palestra per and magari andare al supermercato un'altra scatola per poi tornare a casa e stare chiusi di nuovo in un'altra scatola. Cioè questa è la vita che fa il 90% della gente oggi. E poi ci stupiamo e diciamo, Madonna, ah, ma il malessere devo andare dallo psichiatra, dallo psicologo, dal... e eh, grazie, ma il problema non è che è tuo nel senso in quanto individuo, è la vita che fai. Solo che è diventato talmente normale tutto questo che non ci rendiamo conto. E guardate che tutto questo, di tutto questo era perfettamente cosciente Freud. Tanto che scrisse un libro, bellissimo che consiglio la lettura, non è nemmeno grande, che si chiama proprio Il disagio della civiltà. Solo che con quale differenza? Lui spiegò tutto questo, quello che ho detto finora si trova in questo piccolo libero, libro di Freud, e Freud disse... Ecco, sì, è vero, le cose vanno così, il mondo funziona così, l'uomo soffre per questo motivo, e dunque cosa dobbiamo fare? Soluzione inventiamo la, cioè dobbiamo divulgare la psicanalisi per eh, in sostanza domesticare l'uomo alla civiltà, capite? Cioè, Quindi, <ride> la soluzione è. Però... Idoneo alla civiltà la soluzione di Freud era rendiamo idoneo l'uomo, no? Ed è quello che stanno facendo oggi. Alcuni pure eh, l'utilizzo dello psicofarmaco, cos'è? È quello farti accettare questa società in cui vivi. Quindi il, il sistema non deve essere è talmente predominante, domina in maniera così tanto assoluta che se tu a costo appunto di. Eh, schiacciarti, di che tu ti devi adattare al sistema anche al costo del senso della tua esistenza. E la cosa incredibile è che sotto gli occhi di tutti fateci caso è così, è un dato di fatto, e nessuno vuole vedere ed è un, una, un effetto stranissimo, no? È come se, se fossero tutti eh, ipnotizzati, no? E non vedere quello che è palese, che è, creda a me sembra abbastanza palese almeno non so voi. Certo, ma eh, io vorrei collegarmi un attimo a quello che ha detto Perry poco poco fa. Cioè, il politically correct, quindi dobbiamo portarci tutti allo stesso livello. Il problema è che e quindi dobbiamo essere buoni, per essere buoni dobbiamo portarci ad un livello che sia comprensibile a tutti, quindi quelli che stanno in alto si devono abbassare. Perché allora sono buona se mi abbasso, no? c'è cioè, questa cioè, quando in realtà, almeno questo è il mio punto di vista, è il modo in cui io vedo, beh, è, cerchiamo di elevare le persone che stanno più in basso, aiutiamole ad elevarsi se da sole non sono in grado di farlo. Invece, no, oggi beh, dobbiamo essere buoni e quindi abbassarci eh, tutti quanti a, a un livello, oh, ma come io? ci ho messo una vita ad elevarmi e adesso devo ritornare giù, non ho capito. Sono quasi sulla cima dell'Everest e devo tornare giù, perché? Perché siccome quella persona non ce la fa, eh, e allora devo tornare giù anch'io. No, aiutiamo quella persona a salire. In teoria, e me in teoria è così, Serena, ma in pratica se tu vivi all'interno appunto di un sistema, tu non puoi essere indipendente dal sistema. Cioè, non viene accettata. Prova a fare quello che devi fare nella tua vita, nella tua esistenza, perché ti fa star bene, vieni subito espulsa dal sistema. E perché certo. tu devi essere funzionale al sistema. Quindi l'ultima cosa che il sistema vuole è che tu eh, possa diventare una persona indipendente. <ride> Ma guarda, è come eh, tu pensa, l'esempio perfetto è un, una fabbrica. Tu immagina no? eh, dove ogni dipendente eh, possa essere venga spinto a migliorare se stesso, a essere intraprendente, a creare iniziativa. Cosa accadrebbe dopo un po' in quella fabbrica? Il, eh beh, il caos. Per il sono, eh, certo, perché nessuno eh. dice oh, ho le mie idee, adesso le metto eh. <ride> sul piatto, Capito? quindi dobbiamo fare... <ride> qual è l'obiettivo invece qual è l'utilità della fabbrica standardizzare standard, eh, rendere piatto insomma eh, tutti gli individui e in maniera meccanica anzi più ti spersonalizzo più esegui l'ordine e meglio funzionerà l'azienda e tra l'altro funz... ma sarai tu perché non ti devi più porre problemi del dire ah, questo lavoro no, mi fa star male no no non ti preoccupare non ti fa star male tu fai così e finito esatto Esatto, anzi, poi piano piano mh, questa cosa viene accettata proprio dall'individuo. Perché facciamo sempre l'esempio geopolitico: le cose, le fabbriche funzionano meglio in Cina, super efficienti rispetto all'Occidente, o ancora facciamo un esempio restando sempre nella stessa Europa: perché funzionano meglio in Germania che in Italia, ad esempio? Perché se ci fate caso. E come in posti come la Cina ovviamente è iper evidente no? tutti eseguono come delle formichine gli ordini ognuno mette il proprio pezzo tutti montano in maniera efficiente ma non devi tirar fuori la tua individualità altrimenti rompi il sistema ma è, è elementare no? è come il ragazzino oh, brillante a scuola nella classe rompe le scatole all'insegnante no? tu devi fare x, y, imparare Qualcosa e basta, non devi fare domande. Penso che tra di noi, visto che rientriamo, diciamo tra i ribelli: sia noi che stiamo parlando qui, ma chi ci sta ascoltando ne sono, ne sono certo perché c'è tutto un mondo di ribelli che, che segue una certa visione del mondo. È capitato questo. È capitato che magari voleva sapere di più, voleva chiedere di più al proprio insegnante, no? non si accontentava di ripetere a pappardella no? cioè la, la famosa uh, lezioncina a memoria e veniva subito punito dall'insegnante: Tu sei fastidioso, tu qui e tu là. Oppure ti dice: ma... ma perché questo? Perché così, punto. Esatto. <ride> <Ma> <ride> perché no è così. Rompe... Mentre. Prendeva 10, per dire l'esempio, eh, o forse il 10 lo mettono adesso, io mi ricordo una volta, massimo, massimo era 8, proprio c'era chi prendeva tanto. Comunque, e chi invece seguiva l'ordine, in maniera impeccabile. Oggi la società non premia la, chi, è, chi porta avanti la propria natura, ma chi esegue meglio l'ordine, chi si allinea di più al sistema. Ed è ovvio che sia così, infatti, per esempio, facevo l'esempio pure tra tedeschi e italiani. Gli italiani, mediamente, sono almeno un tempo lo erano, e adesso anche qui ci stiamo tutti appiattendo, però diciamo tipicamente più creativi: no? l'individualismo italiano è un classico, no? eh, Mentre in Germania c'è di più quella visione meccanica di eseguire gli ordini, però quale nazione funziona di più come struttura? quella tedesca rispetto a quella italiana, è ovvio, perché tu schiacci l'individuo a favore del sistema. È questo quello che dobbiamo capire tutti. E non si può avere eh, l'una con l'altra, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo della vita. Però questo me. mi fa ricordare le frasi dette da qualche esponente, insomma... Di spicco a livello mondiale che ha sempre detto se le cose possono, se possiamo fare una cosa in Italia, la possiamo fare in qualsiasi altro paese del mondo. Proprio riferendosi a questa cosa, a questa creatività di cui parlavi tu prima, che il popolo italiano proprio detiene. Insomma, voglio, parliamone made in Italy è sempre um, una garanzia nel mondo, no? Ma perché? Perché c'è una creatività, c'è qualcosa di diverso. Quindi... Ma penso, sai, quella frase, in quella frase si appresenta anche un non detto ancora più pesante. Gli italiani sono, della serie, gli italiani sono talmente individualisti, tendono a essere talmente autonomi come individui, che se riusciamo a piegare tutto quel popolo, beh, tutti gli altri diventano una passeggiata a piegarli. Certo. Certo, proprio perché eh, non li pieghi gli italiani. <ride> è il popolo normalmente è quello più, più difficile di solito da piegare, invece, a quanto pare <ride> ci sono due. Eh, no, non ci sono, secondo me, ancora riusciti, però sono sulla buona, sono sulla buona strada. Senti, io vorrei fare una domanda però. La vorrei porre a tutti e tre, se, se mi permettete, perché mi piacerebbe sentire un po' il punto di vista di, di tutti e tre. Quindi vi, vi metto queste, queste tre parole, etica morale e punti di vista. Come possono essere collegati tra loro e ehm, come questi tre, questi tre elementi possono portare poi alla, alla libertà. Lascio rispondere prima gli altri. <ride> chi, chi parte? Oh, siamo a scuola. eh? <ride> Poi ci dai il voto. Eh, Diamo il voto dopo, dai. Io faccio, faccio la maestra, va bene? Faccio, vi, do, vi do il voto. Vai, Perry. Eh, inizio prima. Compito interessante, la domanda. Etica, morale e punti di vista, come possono... Uh, diciamo unirsi per un per un'evoluzione spirituale, io ho inteso questo, giusto? Perché tu mi parli oh, vai, di quella... Io non ho dato una accezione. cioè vorrei vedere un po' cosa vi viene in mente mettendo insieme queste, queste tre la prima cosa che sì, tu hai detto per uh, come si possono unire per uh, il concetto di libertà e mi è venuta proprio un il pensiero caduto lì eh, sull'evoluzione spirituale. Presumo che mh, seguendo l'etica come ha spiegata Michele prima, l'etica, quella primordiale, quella insita nei popoli antichi, eh, è, secondo me, un, è una crescita personale, seguendo magari i principi naturali, eccetera, fa in modo che l'individuo si faccia. Faccia, seguendo i cicli di natura, una ricerca e dia import, di importanza al suo essere. Quindi mi è venuto in mente che automaticamente, vivendo con una certa etica, magari crescendo una società con una certa etica, la persona uh, uh, acquisti una certa morale, una morale che, che poi gli permetta di. Di, di, di capire anche i punti di vista delle persone che vivono con lui nella propria società e quindi si può pensare a una civiltà più libera. Secondo me seguendo proprio quei principi magari antichi eh, o che sono insiti comunque nell'essere umano perché sono naturali possono portare a, a una società più libera. Grazie. Marco. Eh. Ma io penso che sia possibile un, un, una qualche forma di, di, di mediazione fra anche fra eh, i concetti di cui abbiamo parlato oggi. Cioè, forse è il la vera forma di, di, di equilibrio possibile. Perché poi tutto eh, una persona si dice di stare bene quando è equilibrata, quando non è. Eh, non è né, né, né troppo da una parte né troppo dall'altra. Quindi, quando si esasperano poi questi concetti o troppo verso la sicurezza o troppo verso la libertà intesa fine a se stessa, quindi non anche nei, nei branchi, per esempio, eh, è ovvio che esiste una libertà, esiste anche una sicurezza, però data dal branco, esiste un capobranco che però a sua volta non è un po' come nelle figure umane dittatoriali che abbiamo conosciuto uno che si impone ma è uno che è riconosciuto tale dal branco quindi in maniera molto diversa quindi c'è forse una possibilità di mediare fra queste forme eh, diverse che può portare a stabilità forse nel non fare all'altro quello che non piacerebbe forse fatto a se stessi diciamo non però senza se senza ma cioè essendo disposti poi a tra virgolette a difendersi in Grazie. caso questo non venga rispettato cioè il vecchio codice di amurabi <ride> prevedeva che dobbiamo fare delle leggi ma per tutelare il più debole non il più forte Il più forte è già capace di, di tutelarsi ma quindi niente occhio per occhio dente per dente e eh no, poi rimangono tutti ciechi e sdentati. Se non... allora, vedo che, che mi ascolti ogni tanto, eh! eh sì. Perché ovviamente lo diciamo anche a, a voi, ai nostri ascoltatori, era una frase che spesso e volentieri Marco ed io in una precedente rubrica utilizzavamo, utilizzavamo insomma, piuttosto, piuttosto spesso. Michele, tocca a te. Sì, allora eh, ci tengo a dire che naturalmente quello che io ho esposto è la visione generale. Come noi siamo oggi, è ovvio che non è possibile ritornare immediatamente domani mattina, ma nemmeno tra forse qualche generazione immediata, ad una visione, ad uno stile di vita eh, come l'abbiamo descritto prima, no? Più più primordiale, mettiamola così, sempre nel senso originario del termine. È ovvio che siamo individui molto civilizzati, ipercivilizzati, io direi a eh, essere sinceri, e, e di conseguenza non è, è come prendere ad un certo punto un barboncino, ad esempio, anche se deriva dal lupo. Ecco, facciamo proprio l'esempio dei cani. Eh, pre, mh, i, I cani di oggi derivano dai dai lupi lo sappiamo un po' tutti a furia di incroci sono arrivati al barboncino al chihuahua e così via ora l'impulso naturale del cane per stare bene dovrebbe essere di seguire quella i vigeni cosiddetti del lupo no però voi riuscite ad immaginare un barboncino preso e messo in mezzo ad una foresta ovviamente o un bosco morirebbe dopo mezza giornata perché? Perché anche biologicamente è ormai selezionato in un determinato modo, non è, eh, è addomesticato in un, in un determinato modo, ma anche a livello proprio biologico è selezionato, dicevamo prima. E in più non, non, non ha varie capacità nemmeno mentali ed è molto abituato al, al, ad un determinato modo di vivere. Dobbiamo però semplicemente arrenderci a questo fatto, visto che noi siamo eh, nella stessa identica situazione, più o meno. no? Cioè, noi, noi anche siamo talmente tanto civilizzati ormai che cercare di riprendere quel, nostra, quei nostri, quel nostro modo di essere che è in grado di farci vivere bene è diventato impossibile. No, cioè, dobbiamo cercare, come dire, presa coscienza del fatto che ci siamo civilizzati, non possiamo effettivamente riprendere di nuovo i principi basilari domani mattina di, di quello ehm, che è la nostra natura, che la nostra natura ci continua a, ci, ci richiama in continuazione quel voglia, quell'esigenza di essere liberi, quel voler star bene, no? Quella continua richiesta eh, interiore. Però c'è un trucco, io utilizzerei questo termine. Ed è quello di riavvicinarsi nel limite del possibile ogni giorno sempre di più a quella visione del mondo. Quindi iniziare intanto a prendere coscienza che le cose sono così. E già fa star bene questo. Se io mi rendo conto che non sono io la persona sbagliata, che non è che vivo in un universo che, in cui sono cascato così per sbaglio, questo mio malessere è solo perché c'è un... Un, un dio cattivo che sta cercando di torturarmi e basta, no? E sappiamo che in tanti pensano così, ma che in realtà questo mio malessere è dovuto al frutto di un sistema in cui vivo. E beh, già lì cominciano a cambiare le cose, perché ad un certo punto mi rendo conto dei lacci, mi renderò conto dei lacci che mi vengono messi dal sistema e inizierò magari a toglierli. Magari se ho l'ossessione di andare a comprare chissà cosa, farò magari a meno di comprarlo quel qualcosa, perché so che sarà un laccio in meno. Se mi sentirò inadeguato perché mh, non ho la macchina come quella che normalmente le persone pensano che io dovrei avere, no? Perché si dice molto spesso ormai la gente pensa così come pensiamo che gli altri pensano di noi, no? Avete presente questi giochi mentali assurdi, che in realtà facciamo così, non abbiamo un pensiero nostro, io mi adeguo al pensiero della società, no? Infatti io dico sempre, noi non pensiamo, siamo pensati. Eh, esatto, esatto. E quindi, sai, però tu se prendi coscienza che vivi all'interno di un sistema... Ad un certo punto non ti preoccupi più nemmeno di quello perché sai che è un altro meccanismo. Queste cose significa iniziare a liberarsi di molti lacci e comincia ad allentare, inizia a respirare tantissimo ed è già un grandissimo risultato. Poi cosa succede? Appena ho la possibilità, invece di andarmi a richiudere in un'altra scatola di un'altra scatola, come abbiamo detto prima, vado a fare una passeggiata in un parco, vicino a un fiume, in un bosco. Sto con degli amici perché... E noi, eh, essendo sempre animali da branco, come dicevamo, il nostro impulso è di stare insieme agli altri, invece magari di stare di fronte a Netflix, di fronte alla TV, chiamo degli amici do, che magari hanno la mia stessa visione del, del mondo e andiamo a stare insieme, eh, ci vediamo insieme fisicamente, facciamo qualcosa insieme. Inizio a fare anche qualcosa di fisico, di fisico, a eh, non temere nemmeno il dolore. Una volta che prendo coscienza di questo, inizio a non temere il dolore. Se vedo un amico, il figlio di un amico, o oh, mio figlio ad esempio, che si fa male, non mi spavento e inizio ad approcciarmi in maniera diversa. Capite che una volta presa coscienza di tutto questo, cambi completamente approccio all'esistenza. E comincia a cambiare. Tu inizi a cambiare, inizi a vivere bene tu. Perché già allentare pensate, è come avere un laccio attaccato al, al braccio. Già allentarlo ti fa star bene, anche se continua a rimanere legato. Però allentare sempre di più questo laccio ti fa star bene. Quindi, non c'è bisogno ovviamente di andare sull'Everest o fare il no il. Il ribelle nel senso. Eh, sì. Esatto, no, puoi continuare a vivere. Anzi, io sono del parere che bisogna eh, continuare a vivere nel, nel, nel mondo in cui ci troviamo perché non bisogna scappare dalla realtà in cui siamo. E anzi, dobbiamo al più contribuire a migliorarla con il nostro esempio. Quindi, facendo così, parlando di queste cose in giro, facendo prendere coscienza delle persone e agendo di conseguenza. Lavorando di fisico, nel senso pure, sai, lo sport, l'attività fisica, anche quella rischiosa. Quando io ho questa visione, inizia a cambiare prospettiva, inizia a vivere più in maniera eh, col corpo, e lì inizia a vivere meglio, inizia a star bene. E, e tu pensa poi un gruppo, e iniziare a diffondere questa visione. Tra le persone e io ne parlo con un'altra persona, magari le persone che ci stanno seguendo stasera, eh, magari ne parleranno poi con altre persone, e allora ad un certo punto inizierà a crearsi un gruppo di persone che ragionano tutti così quindi non c'è bisogno nemmeno di convertire, tra virgolette, tutto il mondo così è già importante riuscire a raggiungere una cosiddetta massa critica di persone in grado di ragionare in questo modo è già. Inizia a creare anche l'effetto branco, come dicevamo, no? che ti fa star bene insieme ai tuoi simili, che agisci così. E poi chissà, magari raggiunto un certo numero inizi veramente a cambiare la società, perché magari poi chi ti guarda dall'esterno dice, però aspetta, è più figo come vivono no? questo approccio all'esistenza, che quella di fare il timbracarte o l'ingranaggio del sistema per tutto il resto della mia esistenza. Michele, allora, io in conclusione, perché ormai insomma, siamo al termine della puntata, volevo solo fare l'ultima considerazione e sentire ovviamente cosa, cosa ne pensi tu. Um, Steiner dice che sono quattro le virtù dell'etica: dell che sono la sapienza, quindi la saggezza, la conoscenza insomma, saggia, la fortezza, cioè il coraggio. La temperanza, ovvero l'equilibrio, e quindi l'equilibrio poi di queste tre virtù porta alla quarta virtù che è la giustizia. Giustizia nel senso di giusto, insomma ciò che eh, è, è bene nel senso in cui abbiamo parlato tutto cioè, nell'ora precedente. Tu come vedi questa cosa? Guarda, eh, mi chiami proprio in causa perché io sto scrivendo proprio un, un mio nuovo libretto, Proprio sulle quattro virtù cardinali, perché quelle che hai tu nominato sono ovviamente le quattro virtù cardinali, e quindi figurati, mi trovi perfettamente d'accordo, però sempre lette con il modello che abbiamo detto in precedenza. Cioè, se tu vedi queste quattro virtù cardinali, saggezza, giustizia, fortezza e temperanza, no? le ho elencate secondo uh, la. Eh, la, la classifica, tra virgolette, del uh, tradizionale. Ebbene, sono esattamente quelle che poi fanno l'etica. L'etica, come l'abbiamo noi intesa, eh, si basano su queste st quattro strutture. Cos'è la saggezza? La saggezza è la capacità di vedere il mondo per quello che è. Questa è la saggezza, la prima virtù. Eh, è questo. E' questo. Infatti, eh, anche sai, nel Tempio di Apollo, sul Tempio di Apollo a Delfi, nel mondo antico, quando la gente pensa anche il, il significato, no? io vado a chiedere al Dio di, di conoscere il mio futuro, no? di sapere qualcosa di quello che devo fare, uh, al, appunto ad Apollo, e la risposta è già fuori all'entrata, che dice conosci te stesso, cioè la risposta è conosci te stesso e agisci secondo la tua natura, quello che dicevamo, ma per poterlo fare... Devi imparare ad accettare la realtà per quella che è, guardare in faccia la realtà per quella che è, che è dura, eh? attenzione, que altrimenti se la realtà non fosse dura, eh, l'uomo non trascorrerebbe le giornate a nascondersi in mondi ideali, in fantasie, come fa il 90% delle persone. Quindi non è un passaggio facile, eh? attenzione, perché dicevamo bisogna accettare la morte, dolore, sofferenza e così via. Quindi la prima è sì, la saggezza, devi imparare a guardare in faccia la realtà, per che, è, che è esattamente quella che, almeno dal mio punto di vista, quella che abbiamo descritto finora. Viviamo all'interno di un sistema, il nostro mondo è un altro, quello è il nostro mondo naturale, però ci troviamo in questo impasse e dobbiamo cercare no? di svincolarci dopo aver preso coscienza di questo. Ecco, vedi, agire saggiamente. Quindi il saggio non è quello con la barba lunga, ma è quello che guarda la realtà per quella che è e agisce di conseguenza in base alla realtà. Poi abbiamo la fortezza che hai nominato eh, tu e che, di cosa abbiamo detto finora? Bisogna essere forti, bisogna agire in maniera forte nella vita, bisogna avere il coraggio perché attenzione, fortezza. E anche oltre il coraggio. Il coraggio è all'interno della fortezza. Ma la fortezza significa pure proprio non lasciarti, non lasciarti piegare dalle paure del mondo esterno. Attenzione. Quindi c'è un pericolo, devi essere forte. Non solo coraggioso, anche forte. Reggi il dolore, dicevano gli antichi, e astieniti dalla lamentazione, diceva per esempio Epitteto. Perché così è quello agire di fortezza. Vedo un problema, vedo una tragedia, devo rimanere forte. Non devo lasciarmi spaventare. E poi quando agisco io devo agire con coraggio, come abbiamo detto prima. Devo essere intraprendente, accettare i rischi. E poi abbiamo la temperanza. Che cos'è la temperanza? È la capacità di reggere... <ride> Le, no le tentazioni interne no? che sono paure dovute al, al nostro stato interno mi sento angosciato invece ecco, di agire nel mondo come abbiamo detto prima no? cercare di tirar fuori la mia vera natura nel mondo mi chiudo in me stesso no? e divento vittima incontrollata per esempio del cibo un esempio classico no? perché? Perché è l'effetto in realtà di non aver preso consapevolezza del mondo e di non aver agito con la fortezza nel mondo. E alla fine abbiamo la giustizia. La giustizia cos'è? Anche lì, famosa frase di, del mondo antico, dare ad ognuno il suo e a me il mio. Attenzione. <ride> cioè, Quindi anche lì stesso discorso, io devo rispettare me stesso, devo tirar fuori la mia natura e devo lasciare anche la natura degli altri, vedete, la vera libertà. Ci sarà uno scontro poi? Perfetto, agiremo con fortezza, e se, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bisogna accettare? Eh, ma la fortezza significa accettare lo scontro? Sì, infatti fa parte della saggezza, devi accettare la realtà. Come vedete poi sono tutte collegate e da queste quattro virtù cardinali alla fine nasce la vera etica, il codice etico che abbiamo detto, che tu hai chiamato pure codice d'onore no? con questo termine, perché poi ti porta ad agire da vero uomo, da vera donna, da vero essere umano. Ecco, il vero concetto di etica ampia, è, come vedete, è molto virile, no? nel senso forte del, del termine, perché virile deriva da, da virtus, no? e, significa vero, e deriva a sua volta la virtù, era questo anche nel mondo antico, non era la virtù nel senso di dei fiorellini, come è sempre lì la lettura no? che, ab che abbiamo noi oggi, era invece essere virile, virtuosa era chi agiva in questo modo, chi aveva carattere. E infatti Virtus, da cui deriva poi Vir, non è un caso, eh, beh, Virtus identificava proprio la divinità dell'antica Roma che era della forza e del coraggio. Inizialmente militare, guardate un po', quindi della, del guerriero, ma che rappresentava poi in generale nella vita. Quindi devi, se vuoi, e rappresenta nello stesso momento la rete greca, cioè la, la tua vera natura. Quindi in sostanza, quando dicevano Virtus i latini, devi essere virtuoso, significava devi essere te stesso e per essere te stesso devi essere forte e coraggioso. Vedete come alla fine il cerchio si chiude, ed ecco che è così che puoi diventare te stesso, puoi vivere intensamente le, la tua esistenza. Viceversa, ti lascerai andare alle tue paure, e alla fine, quello che otterrai è chiuderti dentro una gabbia, che è esattamente quello che è successo: una gabbia sempre più fitta, sempre più colorata, se vogliamo, dorata, no? è la Sembra famosa. Più e ma dando in cambio la tua anima, c'era anche quella visione no, del demonio di un tempo che per la sicurezza, per il benessere, dà in cambio la tua anima ed è esattamente quello che avviene. Ora, uh, come si dice, a voi la scelta, preferite vivere per mantenere viva la vostra esistenza, per mantenere accesa la fiamma della vostra anima oppure per mantenere... Un corpo fino ai 120 anni, come alcuni dicono, però vivendo chiusi dentro un buco per tutto il resto della propria esistenza a voi la scelta. Eh certo, libero arbitrio. <ride> Bene, Michele, grazie tantissimo. Io, però, prima di concludere vorrei chiedere a Perry se, se ha qualcosa da, da chiedere, da <ride> aggiungere. Mentre prima parlava di scatole, eh, che noi andiamo da una scatola all'altra in questa società moderna, mi veniva in mente che le stesse organizzazioni, mi eh, è uscito proprio un fumetto nel, nella mia testa, che, che conoscendo alcune persone che sono uscite, per esempio, da un'organizzazione religiosa, vabbè, quella famosa, la cattolica perché capivano che qualcosa non andava e praticamente sono entrati in altre trappole più piccole organizzazioni religiose più piccole ancora in eh, questo modo de, da lì ho pensato anche i partiti politici possono essere scatole dove uno esce perché si accorge che questo non è il partito che fa il mio interesse non mi dà la mia sicurezza e ne va a prendere un altro più piccolo che gli fa lo stesso scherzo quindi Tante volte è eh, l'atteggiamento che è sbagliato, affidarsi che il partito, l'organizzazione religiosa o quant'altro, è proprio costruire un uomo nuovo con, eh, con le virtù che ha elencato prima eh, Michele. Bella questa considerazione, sì. <ride> c'è cioè, l'uscita da una scatola per entrare poi in un'altra, e spesso e volentieri più piccola, come dicevi appunto tu, Pierre. Che bello, ma infatti, guarda, questa, su questa visione che io ho descritto, se ci, uno ci fa caso, alla fine non si tratta di costruire altro sopra, no? come fanno, ecco come dicono alcuni, il nuovo movimento, il nuovo per creare l'uomo nuovo, roba del genere. No? E invece è esattamente il contrario, è togliere sovrastrutture. Io come, la, come vedo tutto questo? L'uomo, la vera natura dell'uomo c'è già, cioè, l'abbiamo dentro di noi. Solo che è, è talmente coperta di fango, di sovrastrutture del sistema, è chiusa, è inscatolata, che non esce fuori, non riesce a uscire fuori. In realtà quello che noi dobbiamo fare non è costruire an ancora di più, eh, come giustamente veniva detto prima, no? ma invece togliere, smontare, togliere più, sovrastrutt più sovrastrutture togliamo e più piano piano inizierà a riemergere la nostra struttura. Nessuno ci deve insegnare di andare in un bosco, facevo l'esempio, o stare in gruppo di amici, o scalare una, una montagna, o salire su un albero, Insomma, ci siamo capiti. È qualcosa che abbiamo già dentro di noi, no? E, ma dobbiamo togliere le sovrastrutture. Il sentirmi forte già c'è, è presente dentro di me. Ma sono le sovrastrutture del, de, che mi sono state messe sopra che continuano a schiacciare questa, questa mia vena, questa mia natura, il sentirmi libero. No? E invece, noi cosa facciamo? Ed eh, è vero, andiamo, andiamo a cercare di trovare una soluzione a questo costruendo altre scatole ancora di più, come possono essere partiti, movimenti religiosi o roba del genere. Invece è proprio il contrario che va a fare. Ma in effetti mi, mi hai fatto venire adesso questa immagine che semplificare è tra l'altro la base della, della felicità cosa significa semplice? semplice significa senza piega quindi che è esattamente così com'è esatto. <ride> eh, e quindi direi che se vogliamo et essere etici, liberi e star bene dobbiamo semplificare e non complicare Cosa che invece facciamo spesso esatto. e volentieri. E avere il coraggio di accettare quello che siamo. E, esatto. questo, e il problema, secondo me, poi di fondo, è proprio questo: che non si ha il coraggio di accettare quello che siamo, nel bene e nel male, ma questa cosa dobbiamo farlo. Sono d'accordissimo. Michele, grazie tantissimo per essere stato qua con noi questa sera. Grazie ovviamente a Perry, come sempre, ovviamente siamo insieme. Marco l'abbiamo perso per strada, quindi lo, lo ringraziamo, lo salutiamo e io invito tutti quanti voi che ci state ascoltando a essere con noi a una nuova puntata di benessere e bellessere. Però, scusa prima. Eh, voglio dire anche trovate ovviamente tantissimi video di Michele, ma Michele ha anche un eh, canale YouTube suo che è Scuola Stoica Michele Pudrillo. Perfetto, <ride> ecco, quindi potrete, potete andare ovviamente ad approfondire tutti questi argomenti nel suo canale. Grazie a tutti quanti e Grazie buona serata. Grazie a tutti, buona serata.